Buongiorno a tutti e bentornati al Vittorio Veneto Film Festival. Un caro saluto a tutti gli studenti che ci seguono da scuola a quest'ora del mattino e a chi per la didattica a distanza ci segue da casa. Grazie mille per il vostro affetto, per le vostre condivisioni, i vostri commenti che sono davvero tanti. 12 film in competizione per le nostre quattro ambitissime vette da scalare, ma chi giudicherà il film vincitore sarete proprio voi, quindi mi raccomando, gli incontri di oggi fatti con gli autori servono proprio a poter presentare al meglio il proprio film, la propria idea, la propria visione, ma poi sarete voi, guardando il film, a giudicare chi sarà il vincitore delle quattro fasce di categoria. E vi ricordo ancora che è molto importante anche scrivere una recensione, per cui per il vostro film preferito scrivete una recensione ed inviatecela a scuole@vittoriofilmfestival.com e la migliore recensione avrà alla fine di questa nostra nuova avventura una piacevolissima sorpresa. Oggi, per la competizione internazionale, i nostri potenti mezzi ci catapultano in India, dove andiamo ad incontrare la scrittrice, la sceneggiatrice e regista P.V. Chennal, l'autrice del nostro Cintan. Vediamo se è in collegamento. Good morning. Good morning, Chennal. Can you hear me? Allo? Good morning, Chennal. How are you? Abbiamo qualche problema di collegamento con l'India, d'altronde immaginate questi poveri baita che fanno avanti e indietro dall'India a Vittorio Veneto. È comprensibile, è comprensibile. Ne approfitto per ricordarvi che sulla nostra nuova piattaforma abbiamo recentemente lanciato anche la nostra nuova linea di merchandising, quindi quest'anno, ricordate, il brand Vittorio Veneto Film Festival va una cifra. Quindi sapete cosa chiedere a Babbo Natale. Riproviamo un attimo a collegarci con Chennal, no? E allora passiamo alle informazioni dalle autostrade. Autostrade per l'Italia ci dice che il traffico verso Vittorio Veneto è. Beh, vi do io vi introduco io un po' il tema. Cintan è in competizione nella categoria Montebaldo, quindi dagli 11 ai 13 anni, ed è un film appunto indiano della rivista che abbiamo appena intravisto e appena avuto modo di salutare, sua opera prima, ed è un film molto interessante anche perché è stato co-realizzato con gli studenti della stessa scuola, se non sbaglio, questa in realtà è proprio una delle domande, della stessa scuola di cinema che lei frequentò. Ha una caratteristica molto particolare che, come la maggior parte dei film indiani, oltre ad essere ovviamente ricca di colore, ma perché quelle sono le ambientazioni scenografiche tipiche di quel paese, ha tutta una serie di lunghissime dediche in testa. Noi occidentali tendiamo a dedicare una timida piccola dedica al finale, ecco in India e comunque in Oriente, una cosa che ogni tanto appare anche nei film cinesi o giapponesi, i titoli di testa introducono delle lunghissime dediche. E una delle sue dediche è proprio curiosamente ad una delle sue maestre, quindi il rapporto con la scuola evidentemente è molto molto più intrecciato nella narrativa del film. Chiedo alla regia di mettermi in collegamento con una delle domande che sono già pronte, così da poter introdurre i ragazzi e guadagnare successivamente tempo. E buongiorno, chi abbiamo in linea? Stefano, Buongiorno, buongiorno. Stefano, ci senti? Sì, vi sento bene. Buongiorno Stefano.
Buongiorno, Da dove chiami? Dove sei? sono Stefano Riva, vengo dalla Valletta Brianza in provincia di Lecco, in Lombardia. E niente, volevo fare queste domande. Allora, innanzitutto, com'è nata la passione per il mondo del cinema? Poi. Permettimi, Stefano, di chiederti una cosa prima di andare alle tue domande. Sei da Lecco, quindi sei in didattica a distanza, vedo, Eh giusto? sì, sono in didattica a distanza da novembre. Come sta andando? Bene, Tieni duro, le cose stanno cambiando. Speriamo di poter allietare un po' le tue giornate. Volevo chiederti solo questo: tu hai già avuto modo di vedere il film? Un paio sì, l'ho già visto un paio di giorni fa. di giorni fa, appena uscito, fresco proprio, bravo. Hai anche già puntato qualche riga di recensione? No, non ancora quello. D'accordo. Ma quali sono state le tue impressioni a caldo, se posso chiedertelo? Allora, è un bel film con delle tematiche importanti e comunque le musiche, è stato girato molto bene. Sì, va sicuramente considerato che essendo un'opera prima ed essendo quindi anche i mezzi molto limitati solitamente per le opere prime, è sicuramente stata una bella sfida, ma concordo con te, anche l'utilizzo delle musiche hanno mixato perfettamente quello che è il genere del film, che a tutti gli effetti è un dramedy, perché ha una forte componente drammatica per tutte le vicende che ora non spoileriamo per chi ancora non avesse visto il film, ma anche delle componenti divertenti, comiche. Non so se ti ricordi una delle primissime scene in classe, quando la maestra chiama una serie di alunni per visionare i loro diari. Ecco, ognuno degli alunni andava in cattedra accompagnato da una musichetta diversa. E la musichetta, proprio il tema musicale, era l'introduzione perfetta a quello che era poi il risultato del diario, ricordi? Dimmi Sì, ricordo. quali sono le tue domande, così intanto comincio a segnarle, poi quando Shinal potrà connettersi, gliele porremo subito. Allora, com'è nata la passione per il mondo del cinema e se ti è stata trasmessa magari dai genitori o dai nonni? E Ok. dato che la storia del film è stata scritta da lei interamente, volevo sapere se il film si riferisce a fatti, a episodi realmente accaduti o a lei o a qualcuno che conosce. Hai spiato nel mio hard disk? Queste sono le domande che mi ero segnato io. Sei entrato nel mio hard disk questa notte, Stefano? No, no. E dimmi la terza. Nella società indiana è così frequente, così normale allontanare un figlio, magari per risultati scolastici negativi, e per esempio mandandolo a vivere in un ostello, come dice il film. Perfetto, hai spoilerato anche troppo. Lasciamo le risposte al regista appena ci ricolleghiamo, ma ragazzi, nella migliore delle tradizioni facciamo un refresh del sistema, quindi spegniamo tutto e riaccendiamo in modo tale da agevolare la connessione e da poter connetterci con la regista il prima possibile. Quindi rimanete con noi, dateci 20 secondi di tempo per fare restart. A tra poco. Here we go. Già fatto? È stato il restart più veloce della storia. Good morning, Chanel. Can you hear me? Good morning, how are you? Yeah, I can hear Fine, you. thank You can hear you, me? thank you. Yeah, I apologize. I apologize. We had some internet connection problem probably, but now it's all fixed. It's okay. So, good morning. First of all, I would like to ask you, do I pronounce your name correctly? Is it Shinal? It's Snehal. Oh, okay. So, is PV Shinal your kind of your nickname or something?
No, no, it's those are my initials. My mother's name, my father's name, and Snehal is my name. Ah, okay. So, Snehal. Perfect. I'm sorry, that was actually the first question I would like to ask you yesterday, but I apologize, we didn't get that call. It's Are okay, we that's guys fine. online? Okay. So, thank you once again. And as you probably hear, we already have some questions from some students around Italy, but let me have the chance to translate very quickly so I can do both English and for the Italian audience. Eccoci di nuovo, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Abbiamo la regista di Shinal con noi e scusate ancora per i problemi di connessione, ma sono cose che oggigiorno capitano con tutti gli studenti, con tutti voi connessi nei nostri potentissimi server, ogni tanto un intoppo capita e ci sta. Per prima cosa vorrei chiedere a Shinal di fare lei un'introduzione, un saluto, in modo tale da poter conoscere meglio l'autrice di questo fantastico film indiano in competizione. So, Shinal, can you give yourself a very briefly introduction about who you are and what's been your stepping careers? Okay. So hello guys, I am PB Snehal. So I wanted to do something into filmmaking since I was a kid. I was in fifth standard. I was in my fifth grade and I decided that okay, I want to do something into filmmaking. So after I completed my 10th grade, which is high school over here in India. So after my high school, I took one-year diploma into filmmaking and screenwriting. So I completed my diploma when I was 15, and after that I've been working on a few projects as an assistant director, as in the creative head and all. So I kept on working, but I started with daily soap opera. Unfortunately, in India there's not much creativity when you work for a daily soap opera. It's a given story and you just work. Okay, Yeah, so so I wasn't really happy there. let me introduce this, please, because abbiamo già avuto moltissime informazioni. Diciamo che la passione è nata già nel periodo scolastico, per cui finita la scuola, all'età di 13 anni, preso il diploma, ha iniziato già a collaborare come assistente alla regia su una serie di progetti, in particolare, you say soap opera, right? You say you started working sulle soap opera, che in realtà non abbiamo bisogno di tradurlo perché le chiamiamo anche noi così, le opere saponate. And what's next? So Yeah, your so I was working experience. for the Daily Soap Opera. Yeah, and I wasn't really happy with the Daily Soap Opera because there was not a lot to do there. There was no freedom when it came to creativity. There was a fixed set. We just go to the set and we shoot it and we go back home. There was nothing different, and I really wanted to do something in films. But it's really difficult when you take a decision like that because you come from the daily soap opera. People won't accept you. They think that okay, you have you can think only as the director of a daily soap opera because filmmaking and daily soap opera they're completely different. Okay, so you're saying So was kind of. Please go ahead. I was asking Yeah. if it was a kind of let's say confusing your imagination, your inspiration. Yeah. It was like that. Ok, cioè, quindi Chanel ci sta raccontando che lavorare con le soap opera, quindi essendo un lavoro giornaliero per il quale
ogni giorno bisogna alzarsi e andare a lavorare sullo stesso set per contribuire a questo pezzo, che io sinceramente trovo una cosa fantastica, ma probabilmente adesso chiediamo perché magari c'era qualche problema con il network nello specifico, ha trovato per qualche ragione questa cosa, come dire, bloccava la sua immaginazione, la sua ispirazione, quindi aveva voglia di sentirsi più libera come artista, come filmmaker, e quindi ha iniziato a trovare una nuova strada. But let me ask you, why you are saying that day by day shooting in the same set was kind of, I mean, I don't want to say boring, but you said you kind of, you didn't like it that much. But I mean, why? To me, it sounds great, to work on something, on a narrative project that can be built day by day. Is it any problem with the network, probably? Or was it the soap opera not that brilliant? Or. Actually, it's actually great. You go to a set and you just tell a story. You're dragging it. But what happens in daily soap opera is for most of the times, it's not like the other soap operas. Like we have great soap operas we watch internationally, and they have great narratives. But the soap operas I was working for, they just had these cliche stories, stereotypical stories, and we've been listening, we've been watching them since we were kids. So Okay. I thought that okay, working on one story for years, it's good, but if the narrative has something different to tell, I would like to work for it. But if it gets all cliche and if it's stereotypical and if there's nothing different to do, Stereotyping, yeah. it sort of gets boring. Okay. So just like all of us Italian, you were probably thinking that we were eating spaghetti before this call. Did you? No, I'm just kidding. I'm just kidding. No, sto ovviamente scherzando con Shinal, che giustamente ha spiegato il suo punto. Now I got your point. Now I got your point. Lei diceva che effettivamente lavorare ogni giorno sullo stesso set è interessante, è bello, se non fosse che quel particolare tipo di soap opera era pieno di cliché, di stereotipi, che in qualche modo, come dicevamo prima, offuscavano la sua libertà artistica come creator di contenuti, come realizzatrice di contenuti. Shinal, I would like to introduce you Stefano, if we have it in line. Stefano is a student from Buongiorno. Lombardia, from Lecco, and he already watched your movie, and he really appreciated it. We were talking with him just before your connection, and he has three very short questions for you. Stefano, mi ripeti la prima, per favore? Era Allora, relativamente alla sua passione, giusto? sì, voglio sapere com'è nata la passione per il mondo del cinema. Ok, questo in parte probabilmente ha anche già risposto. È nato durante il periodo scolastico, a cavallo tra l'high school e quelli che sono i primi lavori. Shinal, the first question was about when you got your passion, when you discover to that you wanna actually take this career. But and I I say that you probably answered that question already. That was between the high school and the first working experience. Am I correct? Yeah. So il periodo è stato quello, in piena età scolastica. E permettetemi di dire che è stata molto fortunata. You got lucky, to discover that. Because most of the people, I mean, especially in Italy, they discover they want to do cinema after 30 years old. And that's such a waste of time, perché succede molto comunemente in Italia. Molti colleghi scoprono di avere questa vocazione superati i 30 anni. Superati i 30 anni, purtroppo, molti step, molti anche bandi, l'opportunità di fare scuole, di fare le primissime esperienze, sono ahimè già state bruciate. Lei è stata molto fortunata in questo. What's your second question? Scusami, Stefano, qual è la tua seconda domanda? Era Allora, relativa.
alla storia, Dato giusto? che la storia è stata scritta interamente da lei, volevo sapere se il film riferisce a episodi accaduti realmente o a qualcosa che conosce. Okay, Chanel, that's, you know, this kind of question that everybody probably think when they first saw your movie. The question is, how is your personal life linked to the movie? Okay, so talking about the movie, about my personal life, I would like to tell you, when I decided to make this film, I had no budget, I had no known faces, no commercial faces to make the movie. So I knew that I had to come up with good content. And when I thought about good content, I thought, okay, everyone tells stories about average students and below average students. I want to tell, and people really think that, okay, students with good grades are really sorted with their life and they're really happy because they have good grades. But I wanted to tell people the story about students with good grades. What are their problems? What do they face? How they think or how they face the surrounding? As I mean, it's not easy for students with good grades as well. So I was someone with good grades in my school, and I watched movies telling everything about students with not good grades and students with not good academics. So I really thought that someone has to come up with a story where we talk about students with good grades. It's not like they don't have problems. They have a lot of issues too. So yeah, I mean, I would say that it's personally linked to my personal life because I believe that a director or writer, he can tell a story only if he has experienced it. So I'm yeah. sorry, but I didn't get your last sentence. Sorry. I hear you. Just your last sentence, because you believe that. Okay, so I said I believe that a writer or a director, he can tell the story only if he has experienced it well or he understands it well. So this is something that I've understood, and I thought that okay, I'll be able to tell it in a better manner. I totally agree with that. Just let me translate. But yeah, I strongly believe that our work, because as you probably don't know, but I am a director as well, and I think that our work it's I a know that. mix between our personal experience and just a piece of our talent and our vision. But it's mostly experience. Stefano, la risposta è stata molto articolata, molto interessante. Chanel ci racconta che, siccome non aveva comunque molto budget per realizzare questo film, aveva pochissimi mezzi, aveva deciso di affrontare un argomento che poteva essere, di comune, di facile realizzazione, per cui iniziò a pensare a qualcosa che fosse legato agli studenti. E si era resa conto che praticamente per sintetizzare, anche gli studenti che hanno una buona reputazione scolastica, che hanno dei buoni voti, hanno ovviamente i loro problemi, perché come interagiscono con l'ambiente circostante, fatto ovviamente di amicizie, di situazioni e di tutto. Quindi non è la sua personalissima esperienza, ma comunque ha a che fare con il suo mondo. Infatti ha concluso dicendo una bellissima cosa che mi trova perfettamente d'accordo: un autore, uno sceneggiatore o un regista può solo raccontare ciò che conosce. Quindi anche se non direttamente la sua esperienza, era certamente coinvolta in questo sistema scolastico, per le quali le domande le sono porte, sorte spontanee ed ha sentito la responsabilità di dover raccontare questa cosa. E, la terza domanda, Stefano, se non ricordo male, era legato proprio alla società indiana e all'allontanamento, al possibile allontanamento dei genitori, vero? Nella società indiana è così normale allontanare un figlio magari per risultati scolastici negativi, per esempio mandandolo a vivere in un ostello come nel. Come nel film. The third question, Chanel, it's about family issue.
Stefano would like to ask you if for the Indian culture, is it that common to lead away a son? I'm sorry, come si dice allontanare dalla regia, please? To go away, son and daughters, to live in a hostel, just like you did in your movie. Is it that common in the Indian culture? No, it's not really common in Indian culture. It depends on what kind of upbringing you have. But yeah, it was not common. But today I would say that it's kind of getting common because parents want the best education. Education is so important. They think that, okay, we need the best education for our child. And unfortunately, Indian villages have no good education, so they prefer transferring this child to the hostel. So I won't say it's common, but yeah, it's getting common in India. Okay, so no, Stefano, la risposta è stata chiara. In realtà dice che non è comune per la cultura, ma per quello che è l'ambiente educativo sta diventando davvero molto molto challenging, competitivo, e quindi questo porta alcune delle famiglie indi ad avere a forzare la mano su quella che è l'educazione dei propri figli. Quindi non è comune per la cultura, ma ahimè lo sta diventando per quello che è il sistema. Poi è ovvio che la scelta specifica del mandare i figli a vivere in un ostello è stata chiaramente una scelta dell'autrice, però ahimè allontanare i figli dalla famiglia sta diventando effettivamente una cosa, ma non preoccuparti per questo, l'importante è che studi e vedrai che no, scherzi a parte, spero che la cosa non ti abbia traumatizzato, però come puoi immaginare ci sono diversi. Mi fanno tanti segni, tante ole dalla regia. C'è un'altra ragazza. Stefano, ti dobbiamo salutare e grazie mille per essere stato con noi. Shinal, would like to say thank you to Stefano because we have another question. Thank you, Stefano. Thank you. Grazie ancora, Stefano. Abbiamo un'altra domanda che abbiamo in linea. Da dove chiami? Ciao Chiara, buongiorno. Vengo anche dalla provincia di Lecco, a Castel Bianco. Evviva, benvenuta. Grazie, ne approfittiamo per salutare, tutta la Lombardia, zona rossa presso arancione. Dai ragazzi, tenete duro. Chiara, quali sono le tue domande? Sono due. La prima è che c'è stata una spinta che l'ha portata a realizzare un suo film indipendente già da quando era giovane. E scusami, se è stata una sfida. La seconda era come ha fatto entrare. Perdonami, Chiara, non ti ho proprio sentito. Puoi metterti più vicino al microfono, per favore? Sì. Grazie. Mi sente meglio? Puoi ripetere le tue domande? Sì, grazie. La prima era stata una spinta che l'ha portata a dare un indipendente da quando era giovane. E la seconda, se, cioè, come ha fatto entrare nel mondo della cinematografia dall'adolescente. Beh, giusto, due buone domande. Cerco di collegarle perché in qualche modo credo che effettivamente lo siano. Shinal, Chiara, from a city close to Milan in Italy, she has two different questions, but I think that can be connected to each other. First of all, she would like to know how you decide to go with an independent production for your first feature film. And the second one is how did you make it to get in the film industry? And as I said, I think that they are probably connected to each other because
when you decide to go to start producing your movie, you already get in the industry basically. But what's your thought? Yeah, so we don't really have to enter a form to enter the industry. I mean, you make a movie and you're part of the industry. So that is how it works. And why I decided to go for an independent production is because I had no option. Because I was 15 and I pitched my script to a lot of producers. I was talking to people, I was convincing them that, okay, this is a very low budget film and we'll be able to recover the amount. But because you're 15, people do not take you seriously. So I wasted around 6 to around 7 months pitching the story. And after 7 months, I realized that, okay, I'm not going to get a production house or a producer. So I have to opt out for an independent production. And all very happy with that. Let me tell you, you know, you facing the challenge, but we are all very appreciate that. Thank you so much. Thank you too. Chiara, la risposta in realtà è stata molto bella perché dice che non c'è un momento in cui tu entri effettivamente nell'industria. Nel momento in cui realizzi un film, quello è il momento in cui sei dentro l'industria. E il motivo per il quale abbia scelto di non ha praticamente scelto, è stata più un'opzione forzata, perché ci ha raccontato che praticamente sapeva che era un low budget movie perché aveva già studiato un budget, un business plan, ma quando hai 15 anni nessuno ti ascolta, quindi ha picciato, vuol dire presentato il film a diverse case di produzione per 6-7 mesi. Quando ha capito che non riceveva i giusti feedback, allora ha deciso di intraprendere la strada indipendente. È stata sicuramente una scelta forte, ma di cui siamo ovviamente molto, molto grati per aver dimostrato coraggio, per averci dato un importante insegnamento e che, attenzione, si ricollegherà molto con i webinar che attraverseranno la giornata di oggi. Quindi tenete in considerazione questo pensiero di Shinal perché tornerà molto utile con quelli che sono gli incontri della giornata. Chiara, io ti ringrazio, abbiamo ancora pochissimo tempo, dobbiamo andare avanti con l'ultima domanda dalla regia. And I'm sorry Shinal, we are going out of time, so we need to rush on the last question. But yeah, sure. No, we actually lost the connection. So, possiamo risalutare Chiara velocemente? Just would like to give Shinal the opportunity to say thank you and hi to Chiara. Thank you. Grazie ancora, Chiara. Buono studio e buona giornata. Shinal, thank you very much. There is something else you would like to say to the audience, which I remember to you, the students that are watching your movie right now are the same that are going to vote for your film. So there's something that you would like to say? I would just like to say that I'm really happy to be a part of this film festival. You people have been really warm and you've been coordinating really well. So thank you so much. And for the people who are going to watch my film, I would just say, enjoy the film, and if you decide to make a career into filmmaking, I think that's the best thing you're doing with your life. So that's it. Thank you so much, and yeah. I hope to see you again really, really soon. Thank you for your time. Thank you bye. So much. Yeah, bye. E quindi ragazzi, questa era Shinal per il film Cintan nella categoria Montebaldo in competizione questa settimana. Nell'ultimo saluto la regista ha voluto ancora una volta ringraziarci, perché ci fa sicuramente piacere, ma soprattutto salutare e ringraziare voi per vedere il film e rilanciare questa bellissima, bellissima ondata di coraggio, dicendo che se sentite questa vocazione, se sapete che anche voi volete fare cinema e avete una storia da raccontare, allora
affrontate con coraggio questa scelta. E io credo che dall'altra parte del mondo non poteva arrivarci un messaggio più bello. Vi ricordo che a brevissimo iniziamo un altro importantissimo webinar, rimaniamo in ambiente scolastico trattando un tema, ahimè, molto caldo, che è quello del bullismo. Lo facciamo con dei diretti protagonisti, quindi mi raccomando, rimanete con noi e continuate a guardare i film, e in particolare Cintan, del quale oggi siamo qui a fare promozione. Se vi è piaciuto, scrivete anche la vostra recensione, non dimenticate di inviarla a scuole@vittoriofilmfestival per entrare nel nostro fantastico mondo di premi. Da Vittorio Veneto per ora è tutto, io vi ringrazio e vi auguro una fantastica giornata. Ciao a tutti!